Si intitola Manuale di storia della popular music e del jazz, un titolo ambizioso per un'opera che raccoglie un secolo di storia della musica, analizzata attraverso le sue principali evoluzioni stilistiche e inserita nel contesto socio-culturale, economico e politico dei diversi periodi. L'autore, Fabrizio Basciano, musicologo e docente di storia della musica presso il Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro, ci ha illustrato personalmente il volume partendo proprio dalla nomenclatura ormai d'uso comune di popular music. È stata scelta questa terminologia a livello internazionale dopo tutta una serie di convegni, robe, eccetera, che vanno avanti dagli anni Ottanta e che cercano quindi di individuare tutto quel repertorio, diciamo, no? Che non è né musica colta né folk music né musica popolare, perché poi in Italia chiaramente quando dici popular music per la maggior parte delle persone stai dicendo musica popolare, mentre in realtà ti stai riferendo al repertorio pop rock. Ok, quindi diciamo è stata scelta questa terminologia. No, a me non piace, preferirei un'altra terminologia che però non vada, un'altra nomenclatura per gli ambiti musicali, perché qui non siamo nei generi o nelle forme, ma proprio negli ambiti, e mi sto anche adoperando per cercare di uscire fuori da questa attuale nomenclatura. Allora, sono partito a fare questo manuale perché prima mi è stato, diciamo, chiesto di redigere una storia della popular music e del jazz da inserire, da andare ad inserire in questo volume qui, che è il Surian, nel quarto tomo del Surian. Dopodiché, avendo fatto questo lavoro, ho avuto l'idea, insieme all'editore, di estendere questa storia che era stata scritta per il quarto tomo del Surian e di farla diventare un vero e proprio manuale per l'utilizzo nei conservatori e volendo anche nell'università. Sono poi personalmente partito, diciamo, dagli albori della popular music, individuando due epicentri possibili, uno europeo e un altro nordamericano. Promotore di un'importante proposta di legge che suggerisce l'inserimento nei licei dell'insegnamento di storia della musica, come da sempre si fa con la storia dell'arte, Basciano ci ha parlato proprio dell'importanza di formare i giovani a una visione più completa sulle arti visive e musicali, entrambe profondamente radicate nella storia e nella cultura dell'Italia, un paese che inciampa ancora nel pregiudizio e si mostra spesso reticente quando si mescola classico e moderno. Ovviamente malissimo, perché in Italia, allora, io innanzitutto questa è una battaglia che abbiamo ingaggiato con il video Surian, quindi abbiamo voluto portare avanti questa battaglia perché è di fondamentale importanza. Il paese che ha dato i natali alla musica, la nomenclatura musicale è quasi tutta in italiano, insomma, cose che sappiamo, cose che dovrebbero sapere quelli che poi vanno a legiferare, a gestire l'istruzione, eccetera. Alla fine questa proposta di legge, siamo riusciti a far arrivare in Parlamento una proposta di legge, il gennaio del 2019, attendeva di fare tutti i passaggi, no, per tutte le commissioni parlamentari, e poi però è arrivata la pandemia un anno dopo e si è fermato tutto. Io ho continuato ad avere un'interlocuzione con l'allora ministra Azzolina, per esempio, chiedendo di questa proposta di legge che fine avesse fatto, se l'iter stava continuando ad andare avanti, però appunto con il fatto della pandemia, ma anche un po' l'alibi in qualche modo, perché poi insomma non è stata più ripresa questa proposta di legge, quindi per l'inserimento appunto di storia della musica nei licei, laddove è già presente da sempre storia dell'arte, quindi fare la storia delle arti visive ma anche la storia dell'arte musicale. In Italia sono entrambe molto importanti. Quando noi ci siamo costruiti un'identità forte, molto forte, perché quella italiana è un'identità fortissima, è difficile destrutturarla, è difficile integrarla con altri. Quindi tutto ciò che arriva dopo viene guardato con un certo sospetto. Pensa che, faccio un esempio, ci sono tante orchestre in Nord Europa che fanno un sacco di produzioni pop, con i soldi che prendono da queste produzioni poi reinvestono per il repertorio romantico. Una roba del genere in Italia non la vedi,
non la vedi questa cosa qui. Perché? Perché non è il caso che l'orchestra della Scala si sporchi. Ci sono ancora questi preconcetti. Paolo Conte è andato a suonare alla Scala qualche mese fa e c'è stato un putiferio, c'è stata gente che diceva no, non dissacrare. In chiusura ci siamo fatti raccontare da Fabrizio Basciano il suo fortunato, seppur virtuale, incontro con Franco Battiato, che ricorda con l'immensa ammirazione e l'affetto che solo il grande maestro riusciva a suscitare in chiunque incrociasse la sua strada. Ah, Franco Battiato. Ho avuto la fortuna, diciamo, di intervistare per la mia tesi di laurea in musicologia e beni musicali diversi anni fa, sul periodo degli anni 70, quindi sulla sua produzione, quella più elettronica. E da lì poi restò il contatto. Quindi a un certo punto pensai di disturbarlo, così, per fargli sentire delle cose che scrivevo, musica, e le quali cose mi piacquero stranamente, e iniziamo diciamo ad avere questo scambio di mail nelle quali lui mi dava consigli. Quindi mi diceva abbassa di 2 decibel questo, no, proprio consigli tecnici, veramente, no, usa un po' di autotune lì, le voci magari non erano intonatissime. E quindi insomma è stato un rapporto epistolare elettronico via mail che è durato 3-4 anni ed è stato molto nutriente, perché poi diciamo dall'ambito musicale ci siamo spostati su quello più spirituale, perché appunto lui stava preparando Attraversando il Bardo, quindi parlammo molto anche di questi argomenti. Mi disse che appunto nei Vangeli si parla di reincarnazione. Sto scrivendo un nuovo libro su Battiato e sto parlando praticamente con non dico tutti, però molti suoi collaboratori, amici, eccetera, e tutti quelli con cui parlo, tutti dicono solo una cosa: Franco mi ha cambiato la vita, e sono grati, sono tutti grati. Thank you.